Sfoltire la rosa è l'obiettivo principale del Pescara. Finora hanno lasciato il gruppo biancazzurro Nicolò Radaelli, finito in Serie D, e Siriki Sanogo, tornato al Benevento dopo la chiusura anticipata del prestito. Movimenti minori a fronte di uno importante come l'innesto di Carlo De Riso in prestito dal Bari. E sul reparto di centrocampo si concentrano le maggiori attenzioni sul fronte uscite. Mirko Valdifiori e Giuseppe Rizzo sono gli indiziati principali. Per il primo bisognerà attendere la fine della quarantena a Ravenna. Il giocatore poi tornerà a Pescara per allenarsi col gruppo e avrà modo di sedersi a tavolino col presidente Sebastiani e il DS Matteassi. La cosa certa è che Valdifiori, pur non essendo mai stato impiegato da Auteri in campionato, a Pescara sta bene e si è sempre allenato con professionalità. Su di lui hanno messo gli occhi due club importanti in cerca di rilancio e di leadership in mezzo al campo, Palermo e Siena. Interesse, sondaggio, ma nessuna proposta. Dunque tutto fermo o quasi. Giuseppe Rizzo è fuori dal progetto tecnico di Gaetano Auteri e il rapporto si è incrinato dopo l'espulsione con la Lucchese. Il giocatore è un esubero, su di lui si sono informati Catanzaro e Avellino, due società importanti del girone C. Anche se i calabresi sono vicini alla chiusura di un altro centrocampista, Sonas dal Perugia, due piste che potrebbero trovare una svolta nella parte finale del calciomercato, quando le pretese su tutti i fronti possono scendere. Così come è anche il caso, passando all'attacco, di Cristian Galano. Tanti rumors nei giorni antecedenti l'apertura della sessione, ma anche in questo caso nulla di concreto. L'ultima voce accostava Galano al Foggia, un ritorno nella sua città. È solo una idea, ma non è stato mai affrontato il discorso, ha però chiarito l'ex DS del Pescara, ora di nuovo al Foggia, Peppino Pavone. Tramontate le piste Teramo e Mantova, tutto fermo anche per Marilungo. Per Bocic c'era l'ipotesi scambio con Limolese, ma un eventuale ritorno di Nicolas Belloni in biancazzurro passerebbe da una ulteriore sistemazione da trovare per il giovane argentino, anche alla luce della promozione in prima squadra di Blanuta. Belloni, che comunque resta in uscita da Limolese, come confermato dal DS dei Romagnoli, Martone. Situazione difesa, su Frascatore ci sono gli occhi del Monopoli, ma il giocatore continua ad allenarsi agli ordini di Auteri e non è affatto detto che possa uscire. Spirelli di cessione sul mercato estero per Nzita, con la possibilità di recuperare l'investimento fatto col Perugia, il prestito con obbligo di riscatto firmato nel settembre 2020. Circa Edgar Elizalde, non in organico ora, in prestito al Peñarol fino a giugno, lo stesso club uruguaiano potrebbe riscattare il difensore, sul quale però ci sono le allettanti sirene della MLS americana, una cessione che può portare importanti introiti nelle casse del Delfino.